Berezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di notizie extra le calabresi e la Calabria dilettantistica. Andiamo ad affrontare diversi temi che si susseguono nel corso degli ultimi giorni per quanto riguarda ovviamente il mondo del calcio. Temi che vanno comunque a trattare di calcio internazionale, che poi anche soprattutto di quello nazionale, poi le tantissime riflessioni che già si sono fatte, che abbiamo anche ampiamente fatto prima della sconfitta contro la Macedonia, riguardo al mondo del calcio, sistema calcio italiano, però comunque tantissimi temi. Io partirei subito parlando di Serie A, perché ci sarà una novità molto importante e di cui sono contento, perché al di là del fatto che si possa essere d'accordo o meno, almeno Gravina si sta muovendo per rinnovare, cercare di introdurre delle novità per le prossime stagioni dei campionati italiani. Tanto che infatti dalla prossima stagione di Serie A un criterio, un parametro per l'iscrizione al campionato sarà l'indice di liquidità. Questo è un aspetto molto importante. Adesso cerchiamo di sviscerarlo anche un pochino meglio, però per quanto, ripeto, si possa essere d'accordo o in disaccordo, l'importante è che si faccia qualcosa per rinnovare un calcio che ormai è rimasto a diversi anni fa e che ha bisogno, secondo me, necessario di rinnovamento. E in questo senso, sicuramente l'introduzione dell'indice di liquidità come un parametro per l'iscrizione a un campionato così importante tanto quanto è la Serie A è certamente indicativo sul fatto che comunque qualcosa si vuole fare. E ripeto, di questo sono contento. Tra l'altro, secondo diverse fonti e testate giornalistiche, diversi club a livello attuale sarebbero a rischio iscrizione perché non rispettano ovviamente gli indici di questo parametro. Nello specifico, Lazio, Genoa e Samp sarebbero a rischio esclusione, con altri 6 club che potrebbero rientrare in questa zona di rischio. Ovviamente i termini dell'iscrizione sono ancora non molto lontani, però ancora abbastanza lontani, quindi i diversi club potrebbero riuscire a rientrare nei parametri, però resta il fatto che, ripeto, qualcosa si è fatto, qualcosa si sta muovendo e sono contento. Quindi di cosa stiamo parlando? Allora, qui andiamo un po' a leggere quello che ha detto Gravina in merito, diciamo, alla questione dell'indice di liquidità. C'è da fare una distinzione molto pragmatica fra quelli che sono gli indicatori legati alle licenze nazionali per l'iscrizione al campionato e quelli che sono gli indicatori che sono indispensabili per mettere sotto controllo la fase della gestione all'interno del nostro campionato. Lo dico perché il giorno 16 tutte le società hanno pagato e sono messe in regola grazie ad una forte ricapitalizzazione da parte delle società che con grandissimi sacrifici vengono incontro a quelle che sono le reali esigenze del loro conto economico, credo. Altra cosa invece è il momento della gestione. Noi lavoriamo in queste due direzioni. A momento dell'iscrizione dobbiamo sciogliere le riserve su una società per capire se ha, fra attività e passività, le risorse per poter affrontare il campionato. Poi ci sono i due indicatori che noi abbiamo sempre utilizzato per togliere dignità all'indice di liquidità. Mi riferisco all'indicatore collegato all'indebitamento e al rapporto fra ricavi e costo del lavoro allargato. Questi due indicatori che abbiamo sempre utilizzato in sede di iscrizione e che hanno attenuato il valore dell'indice di liquidità, noi li vogliamo usare in sede di gestione e di mercato durante il campionato, quindi sono peggiorativi. Il rapporto tra i ricavi e il costo del lavoro allargato partirà con 0,8, scenderà a 0,7 e a 0,6. Una programmazione triennale, e lo stesso vale per il criterio che riguarda l'indebitamento delle società. Ci stiamo lavorando, ci sarà molta attenzione all'ipotesi di valutare all'interno dei ricavi l'effetto delle plusvalenze. Quindi qui si intrecciano poi diverse tematiche oltre al mero indice di liquidità, diversi parametri, discorso delle plusvalenze, però ripeto, certamente il fatto che ci sia questa programmazione triennale, che per ora il valore sia di 0,8 ma che poi dovrà scendere con il passare degli anni, è comunque un segnale che qualcosa si vuole far cambiare. Poi, nella prima parte ha parlato della gestione, dell'importanza della gestione, dell'importanza di alcuni indicatori nella gestione del campionato, all'interno del campionato. Poi, 16 febbraio, quando dice giorno 16, si riferisce a 16 febbraio, tutte le società, tranne la regina, hanno messo poi un po' in regola
tutta la ricapitalizzazione, tutto, e questo siamo d'accordo, però quindi semplicemente si è voluto introdurre questo nuovo parametro, nuovo poi, non è un parametro nuovo, semplicemente nuova è il fatto che è introdotto all'inizio dell'anno, cioè prima nella fase della nell'iscrizione, quindi nel pre-campionato, sotto il profilo societario, quindi è della gestione societaria di un club ovviamente, per cui ripeto, un tentativo quindi da parte della FIGC, da parte comunque dei governanti del calcio, se vogliamo, di introdurre qualcosa di nuovo, e sotto questo aspetto sono contento. Ecco, un altro punto sempre legato al lavoro della FIGC è il fatto che avrebbe Gravina proposto di aumentare gli slot degli extracomunitari tesserabili da 2 a 8. Allora, non so onestamente questa notizia sia effettivamente vera o meno, però scusatemi, i club, non Gravina, i club avrebbero detto una minchiata, i club avrebbero avanzato questa possibilità. Quindi c'è uno scontro, se vogliamo, tra club e poi anche la FIGC, perché come tutti ci auspicheremmo, l'obiettivo è quello di ridurre non tanto il numero di stranieri, perché non è un discorso razzista dove voglio solo italiani, stranieri no, perché no, perché comunque gli stranieri, i calciatori stranieri possono dare anche dei vantaggi, però c'è da ridurre i vantaggi che a livello attuale portano gli stranieri rispetto agli italiani, perché un qualsiasi club in questo momento investe o è tentato più a investire su stranieri perché il loro costo, senza entrare poi nello specifico, è minore rispetto a quello di un italiano, no? L'investimento è minore. Per cui il discorso è semplicemente quello. Poi, purtroppo, però, facendo questo non ci si rende conto della futuribilità del nostro sistema, no? I club in questo senso agiscono egoisticamente, senza però riflettere sul futuro del nostro sistema calcio. E questo lo dimostra il fatto che si vuole allargare lo slot, perché attualmente lo slot degli extracomunitari è 2, ma anche negli altri paesi è così, in realtà non è così allargato. Cioè, però l'obiettivo dei club, almeno a quanto sta trapelando nell'ultimo tempo, è quello di allargare addirittura questo slot di 6 in più, 6 posti in più. Cioè, vorrebbe dire praticamente un investimento quasi solo sugli stranieri, no? Perché giocatori, qui si parla non che uno mi può chiedere, ma giocatori extracomunitari tesserabili sono quelli presenti in rosa? No, qui si parla di campagna acquisti, cioè io nel momento in cui affronto una campagna acquisti posso tesserare in quella campagna acquisti 2 giocatori extracomunitari, in realtà per tutto l'anno, credo. Però sicuramente fa riferimento a una campagna acquisti annuale. Io ne posso tessere al massimo 2. L'obiettivo dei club sarebbe quello di arrivare ad 8, cioè praticamente costruire rose ogni anno con 8 giocatori massimo stranieri, cioè vorrebbe dire solo stranieri, perché ogni anno si aggiungerebbero 8-8-8-8 praticamente, no? Capite qual è il discorso? E sarebbe veramente roba indescrivibile per il nostro movimento. E già il fatto che la Serie A è uno dei campionati con il maggior numero di stranieri presenti, non il maggior numero perché la Premier è quello con le percentuali più alte, 65,5%, ma è quello che funziona di più, ma io già ve l'ho detto il motivo, secondo me, per il semplice fatto che la Premier è un campionato stabile sotto il profilo economico, finanziario, infrastrutturale e societario. La Serie A non lo è, quindi per il semplice fatto che la Serie A non è un sistema stabile sotto nessun punto di vista, praticamente, in questo momento investire sugli stranieri piuttosto che gli italiani non è funzionale. Lo sarà funzionale tra 5-10 anni, nel momento in cui l'Italia tornerà, il campionato italiano, la Serie A, tornerà ai livelli di prima e ai livelli dell'attuale Premier League. Allora lì sì che si potrà investire sugli stranieri, lì sì che io sono favorevolissimo al decreto crescita, quello che volete voi, ma quando c'è una base forte di calciatori inglesi, quando c'è una base forte di società, una base forte infrastrutturale, eccetera, eccetera, cosa che in Italia non c'è assolutamente. Quindi ora io penso che a livello attuale, quindi non è un discorso razzista, è un discorso di rinviare il decreto crescita, per esempio, no? Che tanto è discusso, rinviare a 5-10 anni, nei momenti in cui il nostro campionato è stabile. Questo è ripeto, un pensiero che ho sempre espresso, perché penso che
riflettendoci un po', sinceramente, non, a livello attuale non è funzionale, semplicemente, per il futuro e la prospettiva del nostro calcio. Poi siamo il secondo campionato con più stranieri presenti, con il 62%, quindi comunque cifre molto alte. Per esempio, in Spagna sono 43,6, che è un numero bassissimo, però uno, se vuole prendere a modello la Premier, ripeto, non può prenderla, perché dice, vabbè, ma in Premier sono molti stranieri. Sì, ma la Premier è un campionato stabile, ragazzi, sotto l'aspetto economico-finanziario, societario, dei diritti TV, di sponsor, sotto l'aspetto infrastrutturale, tutte della Lega, che comunque a livello di debiti ne ha, ma non quanto quelli della nostra Lega, che soprattutto poi la differenza che lì li sanno gestire, da noi poco li sanno gestire i debiti, per cui quello è il motivo per il quale io sinceramente non punterei molto a livello attuale. Poi quando riusciamo ad arrivare a livello della Premier attuale, si può anche puntare sugli stranieri, non c'è nessun tipo di problema, ma adesso no. Detto questo, l'Italia però è il campionato che ha fatto giocare più stranieri, non tanto con il numero di stranieri più presenti, ma li ha fatti giocare di più, 64% per minuti giocati nel corso del campionato. Negli altri campionati invece il numero è molto basso, 59,5 per la Premier, addirittura 39,4 per la Liga, quindi numeri molto molto diversi. E ripeto, questo evidenzia un po' la nostra realtà, il nostro calcio. Detto questo, sempre andando un po' di innovazioni, nuove formule, nuove regole, parliamo di quello che vuole adottare l'ECA, la European Club Association, quella che a cui era capo Agnelli fino a qualche mese fa. Dopo il discorso Superlega gli è succeduto Al-Khelaifi, se non mi sbaglio, ma penso si sia Al-Khelaifi, se mi ricordo bene. Sono sicuro al 99,9, lasciamo quello 0,01, ma sono sicuro che sia Al-Khelaifi, poi magari controllerò. Però detto questo, l'ECA sarebbe pronta a una nuova formula. Dal 2024 l'obiettivo è quello di introdurre una nuova proposta, cioè di introdurre una novità, semplicemente. Su cosa si basa? La richiesta sarebbe di consentire la partecipazione alla Champions alle due squadre che siano più in alto nella classifica per coefficienti, tra quelle che non abbiano accettato la qualificazione in campionato. Cioè, quindi, si permetterebbe di accedere alla Champions League a quelle due squadre, credo nei top 5 campionati, penso si faccia riferimento a quello, che hanno il coefficiente più alto, escluse. Cioè, per esempio, metti caso che in Italia, fuori dalla Champions, arrivano Roma e Lazio, che hanno un coefficiente più alto, giustamente, rispetto a un Legia Varsavia o ad un Molde che fanno i preliminari. Ecco, l'idea dell'ECA è quella di far giocare in Champions non più Molde e Legia tramite preliminari, ma visto che il coefficiente di Roma e Lazio, che non sono qualificate tramite campionato, ma si qualificherebbero in Europa League per merito, diciamo, sarebbe l'idea quella di farle entrare in Champions League lo stesso. Quindi una sorta di, comunque, siamo sempre nell'ottica di preservare i big club. Ovviamente poi il coefficiente UEFA da che cosa è stabilito? Dalla media di risultati sportivi nelle 5 stagioni precedenti, quindi il coefficiente è stabilito in base a tot posizioni in classifica, che poi dipende dai vari campionati. Però capite bene che, cioè, intuitivamente una Roma avrà un coefficiente più alto rispetto ad un Legia Varsavia, per dire, no? Per cui anche qui non siamo molto lontani dalla Superlega, perché l'ECA comunque è una branca della UEFA, e se si applicasse questa cosa non saremmo molto distanti, ecco, dalla concezione della tanto criticata Superlega, per quanto io in primis sia criticarla. Però nel momento in cui poi Seferin si mette sul pulpito a criticarla, poi i suoi dipendenti propongono cose molto simili in termini, ma mi fa un po' riflettere. Però detto questo, altre novità. L'IFAB, che sarebbe l'International Football Association Board, che è quella che, diciamo, introduce nuove regole, quelle dei cambi, eccetera, ha annunciato che per le prossime stagioni a livello
UEFA, ma poi in generale tutti i campionati, ci sono 5 cambi confermati, 5 cambi sono stati introdotti per il discorso della pandemia, adesso si applicheranno, non dico per sempre, però per almeno la prossima stagione, ma penso che poi si andrà avanti ad oltranza con questo tipo di regola. E un'altra regola che è stata introdotta per la prossima stagione è il posizionamento del portiere sui calci di rigore. D'ora in poi sarà possibile che il portiere possa tenere un piede dentro e uno davanti alla linea di porta, mentre a livello attuale i portieri devono partire con entrambi i piedi dentro, dietro la linea di porta. Dalla prossima stagione il portiere potrà tenere un piede davanti alla linea e uno dietro. Uno dice: ma cosa cambia? Cambia semplicemente nel tuffo, cioè nel lancio del proprio corpo, diciamo, nello slancio più che altro. Quindi piccole regole però da tenere sott'occhio importanti. Detto questo, di altre notizie, velocemente parlando un po' di Inghilterra in realtà, perché in Premier League, su idea tra l'altro di Rangnick, che molto probabilmente lascerà poi United a fine stagione, il suo destino è un pochino quello, i calciatori, le varie squadre di club e gli arbitri iniziano ad allenarsi insieme. Questo è veramente interessante come cosa, che poi, visto che l'Italia, purtroppo essendo un campionato minore a conti fatti, deve un po' prendere come modello gli altri campionati, potrebbe essere applicata anche, cioè non mi stupirebbe se anche nei prossimi anni venga applicata in Italia questo tipo di norma, se vogliamo, cioè gli arbitri iniziano ad allenarsi con i calciatori nei vari centri sportivi dei club. Ovviamente poi sapete bene che ogni arbitro arriva da un certo paese. Per esempio, no? Io ho Chiffi di Palermo, la sezione di Palermo. Ecco, Chiffi non è che va a allenarsi a Milano, si allena nel centro sportivo del Palermo, per dire, no? Beh, Chiffi non è neanche di Palermo, penso, però per dire una minchiata, più che mi è venuto in mente. Quindi si allenerebbe nel centro sportivo con il club di riferimento di quella città, di quella sezione. E questo per, ovviamente, in Inghilterra, non da noi. Questo, ripeto, secondo me arriverà da noi, ma 2 o 3 anni, 4 forse. Però questo è proprio per l'obiettivo, è quello di abbattere i preconcetti sugli arbitri che fanno comunque, decidono le partite, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' il punto, l'obiettivo. Vedremo se effettivamente sarà un qualcosa di utile e così magari da riproporre anche in Italia, però dovesse funzionare anche leggermente, penso che poi verrà riproposto anche da noi, magari tra 3-4 anni. Parlando di Serie A, la FIGC ha comunicato le spese dei club italiani per gli agenti dei calciatori. Questo veramente molto molto intrigante come topic, perché ci fa comprendere quanti club hanno speso in commissioni per i calciatori, che sono cifre veramente allucinanti. Veramente allucinanti, per quanto io comunque abbiamo letto insieme anche diverse interviste a Galli, tantissimi i presidenti dell'associazione procuratori, associazione agenti italiana, che ovviamente hanno le loro ragioni, no? Che dicono che stanno un po' demonizzando il sistema, però uno, cioè, non mi aspettavo che dicessero quello, così dicono che hanno ragione, no, ovviamente no. Devo difendere anche i propri interessi, però effettivamente mi sembrano cifre abbastanza importanti, perché solamente in Serie A, poi parliamo anche di altri campionati, sono stati spesi 174 milioni durante lo scorso anno. 174 milioni a figure di mediazione sostanzialmente, perché poi un agente, prendendolo molto alla lontana, però una figura di mediazione sostanzialmente, è una sorta di intermediario, che però in totale 174 milioni per le varie operazioni. La Juve è la prima con 28,9 milioni spesi, poi c'è l'Inter a 27,5 e terza la Roma con 25,9 milioni spesi. Cioè capite bene quanto comunque un club, cioè di spicco, debba spendere. E poi oltre a tutte le spese che ha di uscite, di stipendi, deve anche pagare, cioè, 30 milioni l'anno per gli agenti. Sapete quanti sono 30 milioni l'anno per gli agenti? A questi livelli sono cifre importanti, ma in proporzione sono cifre importanti anche in Serie B, semplicemente. Adesso vado anche a leggere in Serie B, se lo trovo, le cifre.
della serie B, quante sono le cifre spese, cioè comunque anche serie B in proporzione le cifre sono comunque importanti, quindi provi a capire quanto in serie C, per esempio, poi ne parleremo anche per i club in realtà calabresi, quindi capite quanto comunque rappresentino un peso economico sotto il profilo delle uscite importante per i vari club, e bisognerebbe, secondo me, cercare un attimo di limitare queste situazioni, perché per quanto, ripeto, il ruolo sia importante, perché poi effettivamente un agente ha quel ruolo perché è effettivamente un ruolo importante nel nostro mondo, ma non si possono spendere così tanti soldi per degli agenti. Perché una società, io metto il panno di una società che deve pagare il calciatore, magari il cartellino, lo stipendio, la gente, la nonna deve trovare anche sistemazione al figlio. Quanti soldi devo spendere io per un cazzo di calciatore, no? Capite bene che è un po' così. Però questo comunque non è una situazione che si presenta solo da noi, ovviamente, però è un problema che caratterizza il mondo del calcio. Non tanto il problema degli agenti che sono da demonizzare, ma le cifre che girano attorno agli agenti, che sono troppo elevate. Troppo elevate, secondo me. Comunque, sempre parlando un po' di cifre, secondo una ricerca condotta dall'Equipe, che è una testata giornalistica sportiva principalmente, ma non solo, francese, il campionato che ha perso più ricavi è quello francese, che ha perso il 29% dei ricavi da quando è iniziata la pandemia. Quindi siamo più o meno a fine febbraio, inizio, ma poi dipende dai vari paesi, però marzo 2020, diciamo in linea generale. Da noi anche a fine febbraio. Quindi diciamo che il 30% dei ricavi sostanzialmente da parte dei vari club, poi anche del massimo campionato francese, è del 29%. In Italia le perdite sono del 26%, quindi comunque molto alte. Inghilterra, Germania e Spagna ferme al 20%, quindi leggermente più basse, però capite che anche in Italia sono perdite molto molto importanti. Detto questo, ultime notizie. Ecco, la UEFA, proprio in questo senso, parlando di questo discorso qui, ha pubblicato i dati del bilancio economico complessivo della scorsa stagione. Quindi, qual è il bilancio economico complessivo dei club affiliati alla UEFA per la scorsa stagione? La sola scorsa stagione, che comunque è stata caratterizzata da tante mancanze, vedasi i tifosi allo stadio, e tantissime perdite, ovviamente, di conseguenza. Il bilancio è negativo, ovviamente, ed è di 4,4 miliardi di perdita, cioè numeri veramente astronomici di perdite, ripeto, proprio per mancanza di entrate. Principalmente poi il discorso è quello: un aumento dei salari, un aumento delle commissioni agli agenti, e capite bene che poi tutto un circolo che porta a perdite veramente abnormi. Detto questo, proseguendo, notizia in ecco, due ultime notizie. Ecco, una riguarda la Serie C velocemente, perché il Tribunale Nazionale Antidoping ha fermato un altro calciatore, sospeso in via cautelare Eusepi, attuale attaccante della Juve Stabia, che ha giocato anche l'anno scorso ad Alessandria, ha giocato a Novara, un giocatore di grande esperienza, ormai vabbè, è verso via del ritiro, mi sembra più di 36 anni se non vado errato, ma secondo comunque alcune ricerche da parte del tribunale avrebbe violato l'articolo 2.1.2, che onestamente non conosco, però la Procura Nazionale Antidoping ha evidentemente riconosciuto la colpevolezza del suddetto calciatore, e quindi adesso sospeso in via cautelare, quindi poi bisognerà vedere, cioè sospeso, non potrà più allenarsi con la squadra, ovviamente, giocare per diverso tempo, poi vedremo se effettivamente verrà, così come anche per Okonkwo, di cui abbiamo parlato col Cittadella, vedremo se poi verrà effettivamente da parte del tribunale sospeso in via definitiva per mesi, anni, perché poi ovviamente vedi per esempio Lucioni, 2 anni se li è fatti, se non mi ricordo male, ma anche tanti altri potremmo citarne di purtroppo casi ancora di doping, che però stanno aumentando molto nell'ultimo periodo, e non è un dato positivo, ecco. Un po' potrebbe far riflettere, anzi dovrebbe far riflettere in realtà, come nell'ultimo periodo stanno aumentando notevolmente questi i casi che stanno uscendo. Comunque, al di là di ciò,
Poi possono essere casualità, non lo so, ovviamente non entro nel merito perché non ne conosco la situazione, però capite bene che, cioè, non penso che una procura ce l'abbia con Eusebi o con Okonkwo, cosa gli hanno fatto? Quindi hanno fatto le loro indagini, l'hanno scoperto, evidentemente qualcosa c'era, no? Ultima notizia riguardo a Overmars, perché riparte da un club dopo che è stato licenziato dall'Ajax, lì svolgeva comunque un ruolo a livello dirigenziale importante, ma accusato di violenza sessuale, comunque brutte cose sotto l'aspetto della vita privata. Ecco, questi motivi hanno portato l'Ajax a licenziarlo sostanzialmente, ma riparte all'Anversa, squadra comunque importante del panorama belga principalmente, ma anche quello europeo, perché negli ultimi anni ha giocato diverse competizioni europee, Europa League, eccetera. Quindi stiamo parlando di un club importante. Overmars sicuramente avendo giocato anche a livelli altissimi del calcio, ha una conoscenza abbastanza importante e profonda, quindi sicuramente per qualsiasi club può rappresentare un'aggiunta di spicco, di livello, però capite bene che le problematiche personali sono comunque problematiche importanti, tanto che infatti per esempio alcuni sponsor come Select Group non vogliono collaborare o comunque sporcare la propria immagine collaborando con una persona che è stata accusata di molestie, e quindi hanno lasciato l'Anversa. Quindi attenzione, perché diversi sponsor stanno lasciando l'Anversa proprio perché non vogliono sporcare la propria immagine affiliandosi a una figura come Overmars che è accusata di reati importanti. Quindi ripeto, a livello attuale è solo accusata, perché sennò non potrebbe lavorare nell'Anversa, però vedremo un po' come poi si svilupperà anche tutta la situazione futura. C'è il tempo per un'ultimissima notizia, questo per finalmente le date dei recuperi di quelle gare che sono state, se vi ricordate, rinviate la giornata appena tornate inizio gennaio, nel periodo dove tutte le squadre avevano veramente tantissimi casi di positività. Meno male che si recuperano queste gare, perché veramente vedere partite vinte a tavolino, eccetera, io sono sempre in disaccordo, e meno male che la giustizia è stata fatta in questo senso. E verrà recuperata Udinese Salernitana il 20 aprile. Le altre invece, Fiorentina Udinese, Salernitana Venezia, Bologna Inter il 27 aprile. Atalanta Torino invece l'11 maggio, con un asterisco perché dipende da quanto andrà avanti l'Atalanta in Europa League, semplicemente. E quindi questo perché poi ovviamente le date sarebbero diverse, perché poi in questi turni infrasettimanali che si creano si giocano anche le competizioni europee, per cui dipende da quanto va avanti l'Atalanta. Però queste sono le date in generale. Detto ciò, mi fermo, ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!